La dieta di Okinawa, il segreto della longevità. Ciao, sono Mattia e siamo di nuovo su Tatami Project. Resta su questo video fino alla fine che ho un regalo per te. Quest'oggi, collegandomi a un episodio precedente, stare in forma tutto l'anno, vorrei portarti in Giappone, nell'arcipelago delle isole Ryukyu, ed in particolare nell'isola più grande, Okinawa. Fino a qualche decennio fa, la popolazione di quest'isola era conosciuta per le sue aspettative di vita tra le più alte al mondo. Questa loro eccezionale longevità è stata attribuita in parte alla dieta locale, alla loro genetica, al loro stile di vita e ai fattori ambientali. Quindi, qual è il vero segreto di questa longevità? La cultura alimentare di Okinawa si basa su tre principi fondamentali. Primo, Nichigusui, il cibo come medicina. La cura di molte patologie parte proprio con l'alimentazione. Secondo principio fondamentale, Hara Hachibu, saziati fino all'80%. Bisogna alzarsi da tavola ancora con un leggero appetito, cosa che sicuramente non avviene nella nostra cultura occidentale. Questo comporta che gli okinawanesi assumono una quantità di calorie molto inferiore rispetto sia a noi ma anche agli altri paesi asiatici. Terzo principio fondamentale, Kutengwa, piccole porzioni. Per una dieta più varia possibile, l'importante per loro era assumere piccole porzioni di diverse pietanze, piuttosto che un unico alimento in grande quantità. Mi scusi, una domanda? Sì, mi dica. In definitiva, cosa mangiano gli abitanti di Okinawa? L'alimentazione di questa terra è particolarmente legata al passato e alla tradizione. Caposaldo alla base dell'alimentazione di Okinawa sono i cereali, ed in particolare quelli senza glutine. Tra tutti spicca il riso, quello integrale, e la quinoa come alternativa, entrambi cotti al vapore. Di vitale importanza sono le verdure, sia cotte che crude. Prediligono prevalentemente quelle verdi, gialle e arancioni, perché ricche di antiossidanti, vitamine e carotenoidi. Questa dieta prevede anche l'assunzione di tuberi, come patate viola o quelle dolci, e legumi, in particolare la soia. Non è una dieta a stampo vegetariano, infatti 3-4 volte a settimana è presente sulle tavole il pesce accompagnato dalle alghe. Per quanto riguarda la carne, è consumata prevalentemente quella di maiale, ma solo nelle occasioni speciali, mentre quella rossa è molto rara. Banditi completamente da questa dieta sono i latticini e i suoi derivati. Il latte infatti è rimpiazzato con bevande vegetali. Infine, non può che non mancare il tè verde, bevuto durante tutta quanta la giornata. Il modo in cui ci si approccia al cibo è molto importante. Bisogna concentrarsi su ciò che si sta mangiando, considerando il pasto come un momento fondamentale ed evitando il mordi e fuggi delle società moderne. Se sei rimasto fino a questo momento al video, mi rimane altro che svelarti qual è il regalo. Qui sotto, nel primo commento, ti lascio un link e potrai scaricare gratuitamente un esempio di dieta di Okinawa per tutto l'arco di una settimana, scandito giorno per giorno, pasto per pasto. Come sempre, trovi tutti i link in descrizione per seguirmi anche sulle altre pagine social. Clicca mi piace se ti è piaciuto il video e lasciami un commento dopo aver provato la dieta dicendomi se ti è piaciuta. Sono veramente curioso della tua opinione. Se non l'hai ancora fatto, clicca qui sotto, iscriviti e attiva la campanella, ti arriveranno tutte le notifiche dei miei prossimi video. E non mi rimane altro che salutarti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!